Cani, però, è un esempio un po'. Ormai, oggi come oggi. Ecco, no, ma perché Cani ci permette. Perché Cani è quella cosa polarizzante che permette sempre di parlare d'altro. Certo. Alla fine. Ti offre in questo caso era prima che Cani diventasse bannato da qualsiasi piattaforma e dai rapporti con i brand. Era il Cani ancora quello buono, questo. Semmai c'è stato un Cani buono. Non c'è stato. Non c'è stato un Cani buono. Non ci sono Cani buoni. Non esistono Cani. L'unico Cani buono è il Cani morto. Sì. Iniziamo da così. Primo statement. Benvenuti all'In11, prima il buon Marra. A noi, e poi loro e gli altri. Abbiamo, potremmo già chiudere perché è un incipit perfetto a livello di punchline. Quando ho saputo che il buon Fabio avrebbe portato dietro il buon Lorenzo, ho detto: Marra sta portando dietro la sua ombra. Ah, è vero, qui mi rispondi con punchline a punchline. Andiamo avanti per punchline, tocca a te adesso. No, io non sono bravo con le parole. Non sei uomo da punchline, no. Però raccontaci che mestiere fai, perché secondo me fai un mestiere bellissimo, ancora prima di spiegare da dove nasce la vostra collaborazione. Fai un mestiere bellissimo, la direzione creativa degli show, cioè aiuti gli artisti, in questo caso Marra, a plasmare i loro live show, cioè i concerti, gli spettacoli dal vivo. Esatto, faccio proprio il direttore creativo. Che cosa vuol dire fare sta roba qui? Mi occupo principalmente di musica, perché è da sempre stata una passione, e quello che facciamo, perché poi insieme a me c'è Ombra, che è la company con cui lavoriamo, è interpretare un pochino quello che l'artista fa musicalmente, per creare per lui e per gli spettatori uno show, uno spettacolo. Cioè proprio dall'inizio alla fine, quindi dai primi disegni, nel suo caso da prima del Covid che abbiamo iniziato, fino a persone dove abbiamo messo in scena le luci, i visual, i laser, le automazioni. Tutto questo era parte di un master plan che abbiamo creato per questo show, quindi questo è principalmente quello di cui ci occupiamo, creare proprio uno spettacolo. Quello che poi le, non so quante migliaia di persone siano venute, tante comunque, più di 200.000 sì. Credo, no? Quindi tutte queste persone hanno avuto modo di vivere sulla loro pelle vedendo i tuoi concerti. La cosa che mi interessava è, nel momento in cui stai per fare il tour più importante della tua vita, ci pensi un attimo, dici che cosa vado a fare? A me piacerebbe che ci raccontassi come è nata questa collaborazione con Ombra, come mai sei arrivato a lui, se l'avevi visto da qualche parte, che cosa ti aveva colpito e perché proprio nel momento in cui devi fare il tour della più importante della tua vita, appunto, hai deciso di affidarlo a quest'uomo qua, alla tua Ombra, diciamo. Allora, devo dare merito di aver trovato Lorenzo e il team di Ombra a Paola, che è stata la prima in assoluto che mi ha segnalato il loro lavoro e i loro reel, insomma, quello che avevano fatto già per altri artisti, perché loro lavorano principalmente all'estero con artisti internazionali. Io avevo visto il loro lavoro, ero rimasto molto colpito. C'era la volontà di fare qualcosa di diverso, di preparare uno show. Io credo molto nel fatto che un live debba essere uno show. Va a completare, soprattutto per dei dischi come Persona e Non Loro gli Altri, che hanno una forte componente onirica, simbolica. Secondo me era importante dargli un contorno e una rappresentazione che avesse una carica emotiva forte, ecco. Il lavoro che mi interessava soprattutto era quello di riuscire ad aggiungere alle canzoni del pathos, e questo è avvenuto poi con il grandissimo show design di Lorenzo, ma anche con per esempio la band, e con tutti gli elementi che poi hanno costituito il live. La cosa che infatti è molto bella sono i capitoli, cioè effettivamente sono dei veri e propri momenti che si alternano nello show. Inizia in una maniera con questo follow spot, questo occhio di bue che in qualche maniera ti segue, ti mette al centro con la tua giungla di pensieri, poi diventa invece un momento più street, dove sei al centro, sei in piazza praticamente e tiri giù le hit, e poi c'è il grande finale, no? Con tutto quello che ti ha accompagnato a livello visuale, che avete creato assieme. Mi piacerebbe, tu sei un divoratore di film, immagino. Totale. Da 0 a 10, diciamo 9. 9 e mezzo. 9 e mezzo, ok. Anche te sei della stessa pasta. Sì. L'avete approcciato più come un film, questo spettacolo qua, o invece vi siete molto ispirati ad altri grandi spettacoli come se ne vedono principalmente, dai, diciamolo, nel rap americano? Vari Kendrick, Kanye, che hanno fatto delle cose meravigliose magari.
qui secondo me di filmico c'è, come dicevi tu, una narrazione, che secondo me è il più grande pregio di questo live. Cioè il live ha un inizio, un compimento, uno svolgimento, un'evoluzione e ti racconta qualcosa, no? Cioè tu passi attraverso tutte le varie fasi di quello che è stato il mio turbine e quindi hai appunto dei momenti riflessivi, dei momenti più poetici, dei momenti più introspettivi, dei momenti più arrabbiati e hai anche alla fine una risoluzione. Ecco, questo forse ha un che di narrativamente filmico. Mm-hmm. Lascio completare a Lorenzo da dove vengono insomma gli input perché principali. Sono tanti, cioè, guardavamo prima qualche ambientazione, cioè l'acquedotto abbandonato, c'è cioè la scacchiera, certo. Ci sono i laser che ricostruiscono la gabbia, sono molti elementi simbolici, effettivamente, tutti messi assieme in due ore di show, molto ricco. Belle piene, sì. Belle piene. Diciamo che non ci si annoia il concerto di Marrakesh. Assolutamente no, neanche per me che sono lì a toccare tasto. Da prima un po' di caos, cioè si parte con uno schiaffo dritti, incazzatissimi e tutto quello che vedi è molto caotico, molto rapido, molto energetico. Poi siamo passati... Che però anche la testa in fase creativa, no? Quella cosa lì. Certo. Non ha quel tipo di... sono i neuroni che sbattono, il caos è creativo. Poi siamo passati al DJ set, che è ancora più una bomba esplosiva, che racconta Marra di Badaboom Cha Cha, Marra della strada, diciamo, no? E come dici tu, c'era questa gabbia per tenerlo lì dentro, c'era tutta questa energia esplosiva. E poi passiamo a un mondo che è più pulito quasi. Ingabbiato, no? Dai laser, una vita a fuggire dalle guardie e dei laser lo ingabbiarono. Ci ho pensato io. No, sai che ascoltandoti mi sa che è una persona estremamente accogliente nel ricevere gli input, perché in effetti gli hai dato in mano le chiavi della trasformazione di quello che era quello che avevi in testa. Cioè c'è anche magari ogni tanto una sorta di anche comprensibile gelosia nei confronti di quello che è, in fondo è mio, è quello che è qua dentro, quello che mi contraddistingue e mi definisce, invece tu gli hai dato... E ti dirò di più, io sono estremamente geloso di quello che c'è dentro la mia testa, nel senso che seguo ogni aspetto di quello che faccio molto da vicino, no? E quindi... Per me ha del miracoloso, cioè il fatto che loro siano riusciti in maniera così accurata a riprodurre quello che volevo e che questo, tra l'altro, devi anche pensare che era un tour veramente mastodontico e nessuno di noi era realmente pronto a quello che stavamo per fare e nessuno di noi sapeva anche come sarebbe venuto. Quando abbiamo fatto le prime prove, e ti ripeto, abbiamo veramente corso perché poi tu devi immaginare che è vero, inizi da molto prima a preparare le cose, ma poi le cose si cambiano, la scaletta cambia, hai bisogno di delle cose che non hai calcolato, dei momenti per cambiarti. E abbiamo veramente fatto tutto l'ultimo momento. Quando abbiamo fatto le prime prove andava tutto così bene. Dopo i primi due concerti faccio, raga, sembra che stiamo girando Cats da anni e che siamo rodatissimi, no? Io ti dico, quando abbiamo fatto la prima prova, la prova zero... Dove così, l'avete fatta? A Jesolo, no? Okay. Non ti parlo della prima prova col pubblico. Il giorno prima della data zero abbiamo fatto una prova internossa. Due giorni prima. Raro ma vero. L'abbiamo fatta solo con noi, no? È lusso. E quando, cazzo, mi ricordo, abbiamo finito il live, è venuta la Paola, cioè aveva le lacrime agli occhi. Cioè non ci credevamo neanche noi di che cazzo era venuto fuori. Tanta roba. Cioè, sì. E invece, andando al secondo punto, la band. Ci sono degli show, tipo faccio di nuovo riferimento a Kendrick, in cui la band c'è ma è dietro. Invece a sto giro la band per una parte non si vede, poi perché non è parte di quel momento, poi invece c'è. Quindi ti ha fatto fatica, tu sei solito lavorare con i DJ, quindi Martin Garrix non ha la band. Ecco questo che intendevo dire. Com'è stato invece mettere in scena anche questa componente? Secondo me c'è stata anche qua una collaborazione con Fabio, con Paola, nel capire come inserirli all'interno della scena, perché lo show comunque è di Marrakesh e avere una band è molto bello perché ti permette di fare degli arrangiamenti per il live, avere dei momenti come avrei visto che sono incentrati anche su di loro. Mamma mia, il sassofono, ragazzi. Pazzesco, sì. Sassofono, il momento sassofono. E tenere, insomma, quel è live, lo senti, certo. No? Lo senti che non è registrato, è diverso, lo senti e ti dà un colpo il fatto che senti una batteria vera e degli strumenti. Diciamo che poi collaborativamente quello che è stato deciso è tenere un palco molto pulito, in modo che lui fosse al centro e che tutto intorno ci fosse questo silenzio quasi, no? Che dobbiamo concentrarci su di lui e sui messaggi che lui sta cercando di dare. È importante secondo me avere una band, si può sempre trovare un modo di inserirla di fronte, di lato, sopra, sotto, in qualche modo. Perché diciamoci la verità,
È vero, la band effettivamente crea degli ambienti sonori che un beat, una base, non possono effettivamente dare. Il beat ogni tanto può dare delle altre cose che effettivamente invece la band non può, a livello di pacca, a livello di onda. Fatto sta che in Italia effettivamente il rap a un certo punto, ora che è diventato maturo, possiamo definirlo così, ora che in qualche maniera ha vinto il premio Tenco, grazie a te, e è suonato con la band, tra l'altro, quando si è esibito all'Ariston. Quindi, in qualche maniera che è diventato maturo, forse ha avuto bisogno di avere anche la band, è stata, diciamo, per essere accettato a livello culturale, oppure è stato uno sfizio, una cosa che artisticamente ci stava e hai voluto fare, punto. No, secondo me il rap non ha bisogno di una band a tutti i costi, è una scelta mia e che non necessariamente. Tant'è che la band è nascosta e sta dietro perché a me premeva che l'estetica del live rimanesse rap, e mentre invece mettere una band davanti, il batterista che suona e quella roba là proprio appartiene a un'altra estetica, come dici tu, che prima dell'avvento dei Ledwell, e che però era propria del rock. Eh sì. Ok. Invece a me interessa l'aspetto musicale della band, perché una band ti permette di avere una dinamica del suono, cioè ti permette di avere il silenzio o di avere il volume basso o di avere il volume forte, cosa che una base non te lo permetterà mai. La dinamica. È quello il grosso limite delle basi, no? Cioè una base ha quella pressione sonora che è bella della pacca, che però è quella, e quindi tu non puoi avere un momento intimo. Anche se hai, paradossalmente, infatti, tutti i lenti, le ballade del rap, poi sono depotenziate dal farle con una base, perché non ottieni quel pathos, capisci? Che ottieni invece solo con, appunto, la dinamica, cioè il volume che scende, sale, la cosa che si riempie e si svuota, no? Questa cosa, mentre invece la pacca, come dici tu, è propria della discoteca, dove la dinamica non ti serve, il pathos non ti serve, ti serve invece sentire la musica in pancia per muoverti. Quindi a me interessava la band perché mi interessava quel discorso, anche perché io ho un repertorio dove secondo me dei pezzi sono molto valorizzati dall'avere una band. E in più è un giocare, non so, ti ricordi, c'era uno dei miei film preferiti, visto che parlavo di film, che si chiama Mulholland Drive. Certo. C'è una scena in cui loro vanno al club silenzio. Certo, quello che poi Lynch ha aperto a Parigi, tra l'altro. Esatto, a un certo punto lei canta, a un certo punto smette di cantare, la musica va lo stesso. E lei là dice, c'è la musica, no hai banda, dice il tipo. No hai banda. Esatto, e però se tu senti la band che suona ma non c'è. E quella cosa là comunque è molto i tempi di adesso, no? Quindi secondo me era bello giocare su quella cosa, c'è, non c'è la band, quello che sento lo vedo, c'è, esiste, boh, capisci? Molto bello. Però vorrei passare ad un'altra parola che mi ha acceso un altro mondo, che è estetica. Hai detto l'estetica dello show. Questo show è molto curato anche dal punto di vista dei look. Mi viene in mente una volta, quando una delle prime volte che ti intervistai c'ho ancora MTV, è il periodo di TRL, 2009 se non sbaglio, e sei venuto appunto Piazza Duomo e tutto quanto, abbiamo fatto delle battute sui vestiti che avevamo addosso. Ok. In particolar modo i vestiti che avevo addosso io. Ok. Battute che comunque le trovate su internet, che poi la memoria dell'internet riporta tutta galla, ed è riuscita anche questa cosa. E così il link viene facile con quello che fai oggi in questo show. Hai dei cambi d'abito e tu stesso, cioè, porti fuori un'immagine dell'uomo molto diversa rispetto a quella che la classica immagine, che ne so, del rapper gangsta, del rapper macho, dell'uomo alfa che appunto prende in mano un microfono e comunque eccita la folla. Ecco, è molto diversa questa cosa qui. C'è stata una riflessione da questo punto di vista e come l'hai in qualche maniera approcciata? Allora, ti faccio due riflessioni. Una sull'uomo gangsta, come l'uomo Vogue, l'uomo gangsta. Eh sì, cioè, l'uomo... La nuova rivista, l'uomo sì, gangsta. Beh, bellissimo. Allora, per me... Secondo me è un'idea, questa. Da persona in poi, e nel mio processo di maturazione personale, io sono arrivato a un mio personale visione della cosa. Quello che penso io è che secondo me a un certo punto tu sei così, cioè almeno quello come mi sento io, cioè sei così forte da poterti mostrare debole. Cioè essere gangsta a un certo punto, secondo me essere uomo fino in fondo vuol dire non avere il timore del giudizio degli altri, non dover aderire a un canone a tutti i costi, perché sennò la tua mascolinità è messa in gioco, ok? Quindi per me a un certo punto, da persona in poi, quello che poi è stato che ha aiutato anche la mia carriera, a me umanamente, è capire
che io posso essere me stesso e ho più le palle, se sono me stesso fino in fondo, sono molto più forte di chi invece poi sotto sotto si mostra un duro, ma ha delle gravi insicurezze che io in questo momento non sento di avere più. Quindi per me gangsta è quello. Detto questo, è tutto scenico, quasi teatrale, cioè i vestiti sono in funzione del momento e del capitolo che stiamo, certo, portando là. Perché per me invece l'estetica è importante, perché anche un prete si veste da prete per fare la messa. Cioè, nel momento in cui tu celebri qualcosa, sei su un palco, secondo me colpire l'immaginario delle persone, entrare a un livello inconscio, come nei sogni, no? No, mi interessava perché questa riflessione sull'uomo contemporaneo, non so se invece è stata parte del vostro concept, perché effettivamente qui c'è, abbiamo un artista, un uomo di grande successo che va sul palco nel tour più importante della sua vita e non è quello che alcuni dei suoi fan, e mi riferisco in particolar modo, quello che ho sentito, ai primi fan milanesi della tua roba, mm-hmm, si sarebbero aspettati. Quindi magari avete fatto questa riflessione sull'uomo contemporaneo, c'è stata? Diciamo che quello che è stato più importante per noi è vedere quello che lui stava dicendo prima, più dell'uomo contemporaneo, l'uomo gangsta. L'uomo gangsta, ragazzi, fatto che, una rivista pazzesca. Cioè, il fatto che lui si sia aperto a delle cose che sentiva, no? E riuscire a fare una cosa del genere significa anche per noi avere un'opportunità per raccontare diverse cose. Quindi se tu vai a guardare, ad esempio, Dubbi, ci sono tante versioni di Marra sullo schermo, ci sono tanti dubbi, tanti pensieri. Questo ha portato in un certo senso a dei ragionamenti che poi sono entrati all'interno dello show, cioè il mostrarsi, l'aprirsi e questa maturazione, perché poi da quello viene questa tutto il terzo capitolo sostanzialmente. Quindi anche sì, le sfaccettature, capisci? Sono anche diverse personalità, no? Che metti cioè diversi lati di me e della mia musica, che comunque è sfaccettata, non è monolitica. Certo. A proposito di Dubbi, cioè quel momento, diciamo, come se fossi sul lettino, no, dall'analista, e in questo caso io e lui ridiamo perché lui è l'analista. Guarda, sei stato l'analista in quel momento. Sono stato l'analista. Cioè, raccontiamo per chi non dovesse aver visto lo show, c'è cioè un, diciamo, un momento, un contributo video. Sì. Quello che una volta manda l'RVM, l'RVM con appunto una sorta di seduta psicanalitica dove tu racconti appunto, in questo caso lo psicanalista non lo vediamo, anche se c'è qualche dettaglio, di mi dicono, sempre dalla regia, mi dicono che c'è a un certo punto un collo che spunta del suo, così mi hanno detto, tu sei stato l'analista in questo caso, ed è quello è un momento molto forte, mi è piaciuto molto quel momento lì. Perché effettivamente. Questo torniamo alla magia di prima, cioè quella cosa l'abbiamo girata il giorno prima della prima data. Avevamo necessità a livello di scaletta di creare un momento, di un'introduzione a Dubbi che era un comeback da un momento di pausa, in cui c'era un cambio di mood e di vestiti. E quindi non sapevamo bene come fare, avevamo questa idea che abbiamo veramente girato all'ultimo momento e che si è incastrata magicamente, ed è effettivamente uno dei momenti che poi è, sì, perché funziona di più. Sai cosa ti dico? L'effetto che ha fatto su di me è che ti predispone all'ascolto, cioè essendo l'analista in una posizione di ascolto nei confronti di chi in quel momento sta parlando, predispone il pubblico all'ascolto di quel pezzo, che effettivamente è un pezzo molto psicoterapeutico, sì, possiamo definirlo, certo, così. Cioè crea questo meccanismo che è in effetti un meccanismo positivo nei confronti dello spettatore, perché lo spettatore entra, capisce che è un momento in cui deve cambiare il suo approccio, non è andare a essere gasato, deve essere attento a quello che viene detto. Come ne reagite con la pressione? Cioè questa cosa girata il giorno prima all'ultimo, cioè, io vivo, sì, ma date molto di più quando sottodate sotto pressione? Io solo. Cioè hai bisogno di quella cosa lì? Totalmente. Cioè, nel senso, io mi riduco, sono l'uomo dell'ultimo minuto, della pressione, che quaglia solo sotto pressione. Io ho 15 giorni per fare una cosa, sistematicamente la farò gli ultimi 3, impaziente, facendo impazzire le persone che ho vicino. Purtroppo questo è un mio grande difetto. Però al tempo stesso, visto che prima parlavamo di difetti, non, esatto, riesco a rinunciarci, perché ho come idea che invece serva qualcosa. Beh, ma non sei da solo, se è vero, no? La storia questa di Kanye, che un giorno
Il pezzo col Cani però un esempio un po' oggi. Ecco, no, ma perché Cani ci permette di, perché Cani è quella cosa polarizzante che permette sempre di parlare d'altro. Certo. Ti offre di in questo caso era prima che Cani diventasse bannato da qualsiasi piattaforma e dai rapporti con i brand, era il Cani ancora quello buono questo. Semmai c'è stato un Cani buono. Non c'è stato un Cani buono. Non ci sono Cani buoni. Non esistono Cani. L'unico Cani buono è il Cani morto. Sì. Ops. Iniziamo da così. Primo statement. No, però era figo perché era proprio un metodo, un approccio in cui fondamentalmente questa cosa di creare la sorpresa, indurre le persone a fare uno sforzo che altrimenti non avrebbero fatto, in realtà è un meccanismo che può produrre dei risultati che altrimenti non raggiungeresti. Sono d'accordissimo. Cioè, questo è un metodo creativo, però. Sì, e in più ti dico, per me, per la contemporaneità, cioè per come funzionano le cose adesso, dove tutto è veramente cotto e magnato e il più al passo coi tempi, dove comunque le cose cambiano con una facilità incredibile, è assurdo pensare ai dischi come una volta. Cioè una volta tu calcola che un album tu lo consegnavi 6 mesi prima. Cioè io poi sono sempre stato purtroppo in difetto in cui, però i miei colleghi, cioè così che funziona la discografia, tu sei stato consegni un album 6 mesi prima, l'etichetta fa tutti delle strategie di marketing, delle robe che si fanno con ragionevole anticipo per ottenere da... Ecco, io lo trovo estremamente antiquato, faccio impazzire i miei discografici perché non tutti riescono a lavorare in questa maniera, però io sono, per esempio, Noi Loro Gli Altri, che è stato annunciato e uscito subito, certo, è stato consegnato 2 settimane prima, che è un'anomalia mai vista, anche perché infatti non siamo usciti col fisico, come in America non escono più dischi col fisico. Sì, sì. Perché il fisico esce dopo, perché la gente lavora al disco fino all'ultimo giorno, perché la roba deve avere la rima su quello che è successo ieri. Certo. Ecco, per me è così. È quello lì. Però effettivamente non tutti si trovano bene con questa roba, perché capisco che sia un po'... Ah, poi fai... Però io scrivo proprio il pezzo, cioè ho la consegna finale, per cui se no finisce tutto a mezzanotte, io consegno alle 11 di sera. Ci sta, è chiaro che però fa impazzire. Immagino anche per i direttori creativi degli show, che magari hanno quella cosa lì, il time code. Brivido. Ehi ragazzi! Il brivido l'ha provata. Il brivido. È entrata nello show. Chissà cosa faremo domani. Lo sapevamo. Il time code, esatto. Lui, il time code. Allora, guarda che il time code è una parola importante. Perché il time code ti permette di costruire uno spettacolo che altrimenti non potresti fare. Lì la cosa interessante è cercare di... Cioè, non ingabbi la magia, perché si pensa solitamente che un po' come nell'atto creativo, l'ispirazione sia qualcosa di totalmente libero e selvaggio, che arriva come una benedizione divina, il tuo corpo si accende di una luce mai avuta prima, come rapito da una presenza altra nel tuo corpo, e tu inizi a scrivere, inizi a produrre, inizi a inventare. Il time code sembra esattamente l'opposto, cioè una griglia che deve essere rispettata, perché, e quindi assomiglia molto di più alla produzione, diciamo, industriale. E invece non è così. Cioè... Però sono due momenti diversi, eh. Cioè, tu non hai un time code quando crei, cioè lui non ha un time code quando fai disegni. Il time code è quando poi devi realizzare il lavoro creativo che hai fatto alla base. Certo, ma se tu vuoi cambiarlo da un momento all'altro, perché quella notte ci hai avuto venuto in mente, ecco, un pezzo, no, che non fai da tanto tempo. Allora, volendo, non da un momento all'altro, cioè non il giorno stesso, volendo puoi cambiare questa cosa, puoi arrecando disturbo, certo, ai tuoi collaboratori. Però mi porta al passaggio successivo, che secondo me è una cosa molto importante per come approcciate voi il lavoro, ve lo dico guardandovi, ascoltandovi. Cioè l'idea di alzare ogni volta l'asticella, di spostare un po' più là il confine del cielo, cioè quella cosa che ha a che fare con l'ambizione, con i limiti, con il desiderio di superarsi. È una cosa che avete fatto effettivamente, tu l'hai fatto evidentemente con questi ultimi 2 dischi che ti hanno portato ad un livello stratosferico. Immagino anche questa combo poi ti abbia portato anche dal punto di vista visivo. Sì, assolutamente sì. Lì. Che cosa vuol dire alzare i limiti oggi che li hai alzati così tanto? Cioè, fino a dove effettivamente un corpo, una persona può spingersi nel reinventarsi, nel superarsi, e fino a che punto poi questa cosa non diventa una sorta di peso che a un certo punto ti auto addossi, un macigno che ti metti nello zaino, che poi un macigno che io guarda porto sei maciste porto tutti i giorni, esatto. Sì, tipo cos'era Obelix che aveva nello zainone il dolmen sulla... non lo so, non ho una risposta a questa cosa. È una domanda complessa, con cui io mi scontro spesso,
perché ovviamente presuppone un sacco di sacrificio, no? Cioè tutto questo impegno che tu metti per superare i limiti, per portare la tua musica, il tuo lavoro a un altro livello, ovviamente ne sottrae alla vita. Alla vita. E quindi a un certo punto, da una parte, cioè non lo so, io in questo momento sono ancora in quella roba di superare i limiti. Spero che una certa mi scenda e riesca a dedicarmi con profitto ad altre cose, perché sono un disastro nelle altre cose. Hai fatto una scelta, hai scelto di puntare su quello. Una scelta non è neanche così razionale, nel senso, è una sorta di innamoramento. In questo momento sono così preso da questa cosa e dall'idea di affermare la mia musica. Adesso dico una cosa proprio sboronita, cioè io ogni tanto penso, non voglio neanche essere il migliore in quello che faccio, voglio essere il migliore che sia mai nato a farlo, capisci? E quindi, capito? No cap. Ecco, a un certo punto mi passerà sta roba, penso, spero, non so, però magari è una certa... No, perché l'ambizione accende l'ambizione, a un certo punto è veramente una lotta. Però vedo molti che, cioè io vedo molti che a un certo punto mollano, capito? E si accontentano. Ci sta, a un certo punto inizi a fare il tuo lavoro di mestiere. Guarda, ne vedo tantissimi miei colleghi fanno questa cosa di mestiere, cioè sei in grado tu di mestiere di portare a casa un disco, una canzone, e di farlo così perché è il tuo lavoro, no? Di avere meno coinvolgimento totalizzante dentro quello che fai. Guarda, leggevo un'intervista di Vasco ultimamente che mi ha colpito. Che grande è Vasco nelle interviste? Secondo me le interviste di Vasco sono ogni tanto quasi... Sì, per complementare quello che scrive. Mamma mia, pazzesco. E infatti lui diceva: mi sento molto a mio agio quando sono in tour, quando faccio le prove, quando sono in giro col mio team, robe così, è come se tutto sia al posto giusto. Quando torno nella mia vita normale è un disastro. È forse una sorta di karma, diceva lui, no? Cioè mi va talmente bene quella cosa che forse è normale che la mia vita sia un disastro. Ecco, io vivo un po' così. Sei ancora un po' nella fase quella di... riadattamento ai ritmi normali post-tour, perché il tour, un tour del genere, che credo che sia una botta di adrenalina, ma anche di, no, di ma guarda, non so come fai, Diego anche. Cioè, non so come fai a tornare indietro, cioè, torni a casa e poi c'è un silenzio, è difficile, cioè fai queste cose qua, ti senti quasi un dio quando scendi da quel palco, è talmente bella la sensazione che poi è strano vivere una vita normale fuori da quella roba. Quindi no, poi che cosa farò non lo so. Per me adesso all'orizzonte c'è qualche mese in cui voglio riappropriarmi della mia vita, dimenticarmi che faccio questo mestiere, mettere a focus delle cose e anche appunto capire questa cosa, che però si scopre solo vivendo per me, come la famosa canzone. Esatto, hai bisogno di vivere un po'. Ho bisogno di vivere anche per avere delle cose in cui credo da raccontare, sì. E invece dopo Persone Tour? Tu cosa stai facendo adesso? Sono curioso di sapere cosa fai, cosa stai combinando. Di tutto e di più. Di tutto e di più? Sì. Diciamo che l'estate sembra già croccante per gli show. E anche quest'estate noi lavoreremo. Attenzione, ci sarà. Non si muove. Faremo delle cose. Faremo delle cose. Faremo delle cose. Questo è molto bello. Mi interessa sapere questo sul futuro, cioè che cosa riesce a colpirti. Una volta ti vedevo molto attivo, per esempio, su Twitter nel pescare le cose che la gente lasciava lì. Oggi lo sei un po' meno, mi sembra, per esempio. Sì. Che cos'è che cattura la tua attenzione in questo momento? Cos'è che ti sorprende e che ti piace? Allora, sto cercando di capire i giovani. I giovani, eh? I giovanissimi. I giovanissimi. Nel senso, guarda, ti dico una cosa forse anche unpopular, però trovo che la generazione dopo la mia, cioè quella dei trentenni, sia forse quella della generazione più venduta in assoluto. Cioè più venduta nel senso che si vende? Sì, cioè più disincantata, non gliene faccio una colpa, però forse venendo da una disillusione totale nei confronti della politica, non so, così trovo che la generazione dei trentenni sia quella che è più mercenaria in assoluto, anche guardando i miei colleghi. Certo. Sono molto interessato invece dai giovanissimi, da quelli di adesso, the last generation. Perché se sono ancora Z, comunque sono quelli della generazione Z. O però visto che li chiamano last generation, forse chiamano last generation solo gli attivisti che buttano le robe contro. Però a me piace. Cosa ne pensi, per esempio, di chi? A me piace perché mi piace che i giovani si ribellino, cioè trovo incredibile e innaturale e assurdo che non ci sia una ribellione giovanile consistente, cioè fisica, fisica, sì. Bravissimo,
Ecco, il cambiamento per me è sempre interessante. Il conflitto. Mi interessa il conflitto. Sì, mi interessa il conflitto. Volevo appunto spezzare una lancia al fatto di questa nuova generazione che vedo da una parte meno materialisti, meno anche meno testimonial, meno vittime del branding esagerato come invece i trentenni sono. E quindi li vedo un po' più acquasapone così, e forse anche un po' più interessati a farsi sentire. Quindi questo mi stimola. Questo è bello. Io allora la chiuderei qui sul futuro, che poi è sempre quella roba lì, i giovani. Alla fine si fa sempre, più noi cresciamo, esatto, più alla fine il futuro sono i giovani. Grazie mille a Lorenzo Ombra. Grazie. Grazie mille, grazie Marra. Alla prossima, e come sempre, se volete, se avete bisogno del lime, qua ne abbiamo. viene con il pacchetto. Slime. Ciao raga. Saluto. Ma si ferma subito. Ciao. Come va? Tira? Non troppo, no, dai, non troppo. No.